Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanuelli, ben ritrovati alla prima puntata di Sport Up stagione 2017-2018, dove vi vivremo da protagonisti il girone di Serie D del Rimini. Il Rimini inserito, come sapete, da quest'estate nel girone di Serie D. Ebbene, ieri c'è stata la prima partita ufficiale allo stadio Romeo Neri, ovviamente parliamo di campionato, con il pareggio per 1-1 con il Firenzuola. Stasera parleremo appunto del lato tecnico della partita di ieri, con le interviste realizzate proprio dalla nostra Giorgia Bertozzi. Presenteremo il prossimo avversario del Rimini, il tutto poi aspettando appunto di capire dove si giocherà la partita, e poi andremo inizialmente, anzi a dire la verità, parleremo un po' di quello che c'è stato in questi tre mesi estivi, dove abbiamo potuto vedere da vicino i Rimini qualche testa amichevole in qualche partita di Coppa Italia, ma soprattutto c'è stato qualcosa che ha innervosito un po', diciamo, gli imprenditori riminesi, che ha visto protagonista anche il presidente, il patron Giorgio Grassi. Prima di iniziare vi ricordo anche il numero per interagire con noi, il 333 60 94 299, numero valido sia per la messaggistica SMS ma anche per WhatsApp. La nostra pagina Facebook invece è curata proprio adesso in diretta dal nostro Matteo Zampini, quindi se volete mandare anche domande all'indirizzo Sportup Rimini, Matteo vi risponderà prontamente. Vado a presentare gli ospiti di questa serata. Iniziamo dalla mia sinistra, dove ritroviamo con piacere la giornalista Giorgia Bertozzi. Buonasera Daniele, ben ritrovati a tutti, buonasera. Salutiamo il primo ospite di questa stagione, ringraziamo i Rimini Calcio e il suo ufficio stampa Sergio Cingolani, il DS Pietro Tamai. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Pietro, grazie di essere qui tra noi. E grazie poi a voi. Andiamo a salutare l'opinionista biancorosso, tifoso del Rimini come non mai, Emanuele Pironi. Salve a tutti, buonasera. E lui lo presentiamo sempre così, alla nostra maniera, il vulcanico Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, solo una cosa così, ieri che partita sei andato a vedere? Ieri ho visto Trestina Forlì. Ti sei divertito? Sì. Ok. Cosa hai visto? Trestina Forlì. Ah, ok. Va bene, va bene. Sei uno dei pochi che però ha detto bene Trestina. Va bene, va bene. Allora, dicevo prima, davvero una puntata tutta da gustare, andiamo a vedere però quello che è successo nel dettaglio nell'ultima giornata di Serie D con classifiche e risultati. Eccole qui: Montevarchi Sasso Marconi 1-2, Colligiana Vigor Carpaneto 0-1, Correggese Pianese 0-1, Imolese San Maurese 1-0, Lentigione Tutto Cuoio 2-1, Tutto Cuoio ricordiamo prossimo avversario del Rimini, Mezzolara San Giovannese 0-0, Rimini Fiorenzuola 1-1, partita che seguiremo tra poco, Romagna Centro Villa Biagio 2-3, Sporting Trestia, come diceva il nostro amico Trestina, come diceva il nostro amico Renzo Baldisseri, Forlì 1-2, e poi per ultimo Sansepolcro Castelvetro 1-0. La classifica ovviamente dopo il primo turno la facciamo solamente vedere, le squadre che hanno vinto hanno tutte 3 punti, quelle che hanno pareggiato 1 punto, invece quelle che hanno perso 0 punti. Allora, primo servizio della serata che riguarda proprio il direttore sportivo del Rimini Pietro Tamai. Gli abbiamo voluto diciamo riportare alla memoria quello che è stato il percorso da calciatore e quello che è stato anche il percorso da dirigente, attraverso la scheda di chi lo conosce talmente bene, di chi è appassionato talmente tanto di calcio locale, come il nostro giornalista Riccardo Giannini. Il servizio. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. La prova del 9 per Pietro Tamai, chiamato a vincere con il suo Rimini. Un anno fa fu costretto ad allestire la rosa in fretta e furia. Quest'anno ha potuto programmare le mosse con grande anticipo.
Il campo è pronto a dare risposte sul valore dell'organico e sulle scelte effettuate dal direttore sportivo e dall'allenatore. Tamai, considerato inesperto dai suoi detrattori per ricoprire un ruolo così importante, annovera in realtà nel suo curriculum 5 promozioni da direttore sportivo, con il Rimini nella passata stagione, ma anche l'eccellenza conquistata con Cattolica e Misano, oltre a un doppio salto di categoria dalla prima all'eccellenza con il Tropical Coriano dal 2006 al 2008. Da calciatore trafila nelle giovanili del Bellaria, un precoce esordio in prima squadra a 16 anni nel vecchio campionato di promozione, l'eccellenza non era ancora presente come categoria. A seguire una lunga carriera tra Serie D, eccellenza e promozione, Ospedaletto, a 19 anni il trasferimento in Veneto dove ha vestito le maglie di Bassano e Rovereto, il ritorno in Romagna Limolese, 4 campionati vinti a Cesenatico, Cattolica, Voltana e Savignano, il finale di carriera tra Ronta, Nova Feltria, Borgo San Giuliano, Riva Azzurra e il campionato interno sammarinese. Dal campo alla scrivania e alla tribuna per osservare i giocatori il passo è stato breve. Tamai un anno fa, agli inizi della sua avventura con il Rimini, rivelava sottovoce il nome di un giovane che sarebbe stato una rivelazione, Scott Arlotti. Le prestazioni dell'attaccante classe 99 hanno dato ragione a Tamai, che ha avuto anche il merito di scommettere su un altro talento, Abdul Guyebre, pescato nel Meldola e subito protagonista con la maglia biancorossa. Così quest'anno sarà la prova del 9 per Pietro Tamai, l'obbligo di schierare 4 under incide sugli equilibri della lotta a promozione. Le nuove scommesse del direttore sportivo si chiamano Guido Variola, talentuosa mezzala all'occorrenza esterno offensivo arrivato dall'Udinese, e Giorgio Viti, terzino pescato nella primavera del Frosinone. Ci sono poi il sammarinese D'Addario e i due pupilli dell'allenatore Muccioli, Pasquini e Mazzavillani, oltre ai confermati giù Arlotti e Guyebre. Ma in fondo la grande scommessa di Tamai è Simone Muccioli, un campionato super sulla panchina a Romagna Centro, ma ora dovrà convivere ogni domenica con l'ombra di Mastro Nicola, la bandiera riposta nell'armadio dopo la vittoria in eccellenza, e con l'imperativo dei 3 punti. Vincere, 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 citando il patron Grassi. Pressioni non facili da gestire. Ma ti senti così pressato, Pietro? No, assolutamente, anzi è un onore, ecco, come ho sempre detto, è la squadra della mia città e quindi cioè, lavorarci è un grossissimo onore, ecco, tutto qui. Sei contento della rosa che hai allestito fino a questo momento, vedendo anche che proprio negli ultimi giorni hai fatto e eseguito un ultimo colpo? Sì, io sono pienamente soddisfatto, anche perché i ragazzi si stanno impegnando, alla fine stanno dando tutto quanto. Che sudano dall'inizio, anzi da quando abbiamo iniziato Canova Feltre, che era già caldissimo, e secondo me si può sempre fare meglio nella vita, però questi ragazzi qui sono i ragazzi del Rimini e meritano rispetto, e anche loro devono rispettare, cioè, l'avversario, ma fondamentalmente è la rosa del Rimini oggi e deve essere questa, è importante per tutti noi. Muccioli è sicuramente un allenatore emergente, una scommessa da parte tua dopo l'ottimo campionato svolto lo scorso anno in quelli di Romagna Centro, però permettimi una premessa, un piccolo saluto anche a chi ha portato per anni in alto i colori biancorossi come Mastro Nicola, e anche un saluto a chi ha operato davvero bene, ma non solo a Rimini ma anche altrove, come Walter Berlini, perché sono due perdite a mio modo di vedere importanti. Assolutamente sì, cioè, Alessandro ha i grossi meriti dell'anno scorso e ha condotto questa squadra dove tutti volevamo, ecco. E con un risultato, io penso che il Rimini dell'anno scorso, l'eccellenza che ha fatto, ha dei record che saranno facilmente da battere, cioè difficilmente da battere negli anni futuri, in eccellenza parlo. E Alessandro ha fatto quello che la società gli aveva chiesto, cioè condurre questa squadra in Serie D, e l'ha fatto con i migliori dei modi, ecco. Sul discorso di Walter, si è speso l'anno scorso per noi, ha fatto tantissimo. All'inizio non avevamo praticamente niente, lui è riuscito in un mese e mezzo a costruire un settore giovanile che ha acquisito, cioè, man mano credibilità, ha messo in campo delle squadre, le squadre hanno ottenuto degli ottimi risultati. Dopo, come succede spesso, come anche con Alessandro, c'è una società, ci sono delle scelte da fare, cioè Walter ha fatto, cioè la scelta l'ha fatta lui, e invece sul discorso di Alessandro, che ormai è rinomato, è una scelta societaria. Vediamo se queste situazioni alla fine ci daranno ragione a Rimini, ma io me lo auguro, perché alla fine quello che interessa è il Rimini, il bene del Rimini. E le scelte fatte possono essere giuste o sbagliate, però se uno le fa oppure le deve fare,
in quel momento lì, secondo noi, erano scelte corrette. Ecco, togliamo un attimo il cuore di mezzo, togliamo un attimo il cuore per Mastro Nicola. In questo caso Muccioli è sempre stata la prima scelta alternativa a Mastro Nicola. Sì, noi onestamente le scelte, c'era anche Luca Righetti all'inizio, come aveva sempre detto il presidente, però fondamentalmente avevamo un'alternativa, anche Alessandro era sempre stato uno di quei tre, e alla fine la scelta è ricaduta su Simone Muccioli, una scelta che è piaciuta alla società, ecco, perché è un ragazzo che ha iniziato dal più in basso possibile, cioè dalla gavetta, dalla terza categoria, è arrivato dove è arrivato, a 38 anni, secondo me ha dei margini ancora più importanti per migliorarsi. Mi trovi d'accordo? Allora facciamo così, Pietro, chiedo a Giorgia, Emanuele e Renzo di seguirmi molto, perché è una puntata ricca di servizi, molto ritmata, sono 3 mesi che appunto Sport Up non è in onda, è successo di tutto nel periodo estivo, polemiche. Voglio dopo toccare con Pietro e con voi la parte tecnica della squadra, però adesso voglio sentire te prima, Giorgia, e poi soprattutto Emanuele, anche per il discorso Art Bonus, perché il prossimo servizio che vado a presentare è appunto la polemica che c'è stata da parte del patron Giorgio Grassi, lascio in questo caso respirare un po' Pietro, e appunto gli imprenditori riminesi. Noi abbiamo voluto fare un piccolo resoconto su quello che è stato scritto anche sui giornali e poi un piccolo consiglio. Diciamo il calcio più bello che ho visto io da quando sono nato è quello degli anni 80, quindi un piccolo consiglio rivolto a Giorgio anche per fargli capire un attimo qual è la realtà di Rimini paragonabile a quella che fu il Pisa di Romeo Anconetani. In servizio. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Tutto ebbe inizio con la questione Art Bonus. Ristrutturare lo stadio, nella fattispecie la facciata storica, è un diritto che spetta a noi che vogliamo bene alla città di Rimini, a noi che abbiamo il diritto di poter fornire un piacere al cittadino riminese che ci va. Trovare nel piatto soli 30.000 euro, di cui 20.000 messi dallo stesso patron biancorosso e 10.000 dall'imprenditoria locale, ha creato un forte rammarico interno in Grassi, denunciando proprio l'assenza dell'imprenditoria riminese. Grassi, nelle sue esternazioni apparse sul Corriere Romagna, voleva forse semplicemente esprimere questo concetto di un bene appartenente al territorio locale lasciato a un triste destino. Ma se così fosse, l'attacco agli imprenditori riminesi è stato molto diretto. Il suo, da imprenditori a prenditori, non è piaciuto al presidente della Confindustria Paolo Maggioli, che ha tenuto a precisare che gli investimenti sono stati fatti già nel settore universitario e aeroportuale, oltre che in altre infrastrutture appartenenti ovviamente alla città di Rimini, ma soprattutto ha ritenuto inopportuna e offensiva l'uscita di Grassi, dove ha precisato che se lo stesso vuole investire nel calcio è libero di farlo. Ci sono stati altri che lo hanno fatto in categorie superiori come la Serie B, attendendosi dopo l'investimento dei ritorni, che forse o sicuramente, aggiungiamo noi, non sono mai arrivati, senza fare particolari proclami eccessivi. Grassi è il presidente che passa dopo un campionato d'eccellenza vinto, sottolineiamo la parola eccellenza, a tali dichiarazioni. Dovremmo esserci noi qui al posto del Cittadella, del Novara, e della Provercelli, insomma di tante realtà della Serie B che ci sarebbero, ci sono dietro in ogni caso dal punto di vista dell'imprenditoria, dal punto di vista anche degli stadi per certi aspetti, nonostante che il nostro non sia in condizioni straordinarie. Noi, la nostra aspirazione, se le cose vanno come vorremmo, dimenticandoci che potremo continuare una scalata così come abbiamo fatto quest'anno, vincere un campionato 5 giornate prima non è facile, virtualmente vinto forse già da 10 domeniche, virtualmente. E quindi sì, è chiaro, ogni salto di categoria avrà problematiche, ma se le cose che ci siamo prospettati, che abbiamo programmato, se l'entusiasmo che abbiamo creato in questa città dovesse continuare, come quest'anno, anche magari in momenti non sempre così facili, questa scalata è possibile.
Continuando, passa alla formulazione di un ritornello che porta al vincere, 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 fino all'allestimento di una squadra che annovera giocatori importanti, che ha fatto un mercato importante, ma che guarda caso è passata dal vincere, vincere, vincere a una stagione di assestamento in un torneo che ha visto scongiurare pericoli maggiori provenienti da formazioni del marchigiano, dell'abruzzese e del molisano. Tutto tace, Muccioli, sempre ai colleghi della carta stampata, ha affermato che il Rimini farà il suo percorso, ma che ci sono comunque compagini altrettanto attrezzate per la vittoria finale, come i Molise e Folli. Vola basso e non vola assolutamente il ruolo di favorito, questo lo capiamo, ma a Grassi cosa vogliamo consigliare? Un equilibrio interno calcistico maggiore, dove l'esaltazione per un obiettivo centrato non debba per forza portare ad affermazioni che tendono non a svegliare gli imprenditori, ma a innervosirli. Se Rimini vuole affianco a sé importanti sponsorizzazioni, vuole aiuti concreti, deve guadagnarsi quella fiducia con i fatti, allontanare dopo i discorsi iniziali della scorsa stagione già due figure importanti come Mastro Nicola e Berlini, conoscendo i personaggi, è già di suo un'operazione sbagliata. E dopo tutto, chi investe oggigiorno nel mondo del calcio sa già in partenza che nel 2017 è tutta una rimessa, quindi se investi, utilizzando le parole del presidente, lo fai per passione, amore per questa città e per questi colori. Perché nessuno nella vita ti regala nulla. Per concludere questo servizio, riportiamo due domande fatte negli anni 80 e 90 a un presidente come Romeo Anconetani, che nonostante il triste epilogo portò Pisa all'attenzione nazionale non solo. Due semplici domande che dovranno aiutare il patron biancorosso a capire che in questo momento il Rimini è lui. Ma il calcio insomma rende? Ma io credo che renda tante arrabbiature e tante rinunzie. Se questa è una rendita, io sono ricchissimo. Ma come si fa a fare presidente a tempo pieno, quindi non avere un'attività, non avere grossi sponsor e portare avanti una squadra? Bisogna essere intelligenti e forti come sono io. Sei ieri Santi Vincenzo Gubbio. Ecco qui, siamo diventati in studio, vedo che ti eri illuminato un po' con Romeo Anconetani, è stato un mito anche per te quegli anni. Sì, dai, io insomma non è che ho proprio tutti gli anni di Anconetani, però me la ricordo bene, insomma, comunque ho iniziato da piccola a seguire il calcio. Lui se l'ha battuto come non mai, perché comunque per fare lo stadio a Pisa, certo. Perché poi il Pisa per portarlo in Serie A aveva bisogno di una struttura importante. Un grande mecenate per il calcio italiano, insomma, è uno di quei presidenti che rimarrà sempre nella storia. Senti, tu come l'hai vista questa polemica uscita sui giornali? Perché poi successivamente anche Giorgio ha voluto, io lo chiamo Giorgio in maniera affettuosa perché ormai ci conosciamo da diversi anni e ci siamo sentiti spesso. E come l'hai vissuta questa polemica? Poi dopo qualche giorno lui ha cercato anche di chiarire meglio la situazione tramite la WebTV. Sì, intanto inaspettata perché comunque cioè forse non mi rendevo conto che la questione Art Bonus fosse... diciamo così impantanata tra virgolette, magari mi aspettavo tra qualche tempo di leggere diciamo un bilancio di come potesse andare questa iniziativa e magari non essere contentissima, però non certo uno sfogo di questo tipo da parte di Grassi, ecco, molto sopra le righe sinceramente. Un po' ho imparato a conoscere le sue esternazioni, no, anche in altre occasioni e forse effettivamente è un po' vulcanico, certo ha usato termini molto forti e magari da una parte anche plausibili, però diciamo che da riminese, conoscendo la storia, mi viene da dire quello che ho letto tante volte, niente di strano all'orizzonte, nel senso che e più o meno mi aspettavo questo tipo di riuscita di questa iniziativa da parte del comune, perché segnali che la grande imprenditoria riminese non amasse particolarmente se non zero il calcio come interesse, come poi ha spiegato insomma un piccato presidente di Confindustria, che loro mettono i soldi dove vogliono fondamentalmente. E io l'avevo capito già da 20 anni a questa parte, perché tanto gli imprenditori riminesi sono sempre gli stessi, quindi infatti... non capisco come arrabbiarsi, ecco, io non mi arrabbio più, sono arrivato all'indifferenza perché... No, però Giorgio, scusi, ti interrompo. Vai, Pietro. Era una cosa più che altro a un monumento. Sì, sì, certo. Cioè, stiamo parlando di un monumento della nostra città, che può essere sia quello, il Ponte di Tiberio, il Duomo. Certo. Assolutamente, però da imprenditore lo stadio, però è comunque legato a tutto un altro itinerario di progetto. Ecco. Esatto. Non è tanto, che ne so, mettere mano alla porta Montanara, faccio per dire, che comunque... Anche quella è in Art Bonus, esatto, volendo, però... Ecco, quindi
quindi fa parte di tutto. Sì, sì. Cioè, secondo me, diciamo che non è stato visto come una... È stato più un affronto, come dici te, sul calcio invece che sul monumento. Credo di sì. Ecco, credo che... E secondo me è stata letta male, cioè, io non devo difendere Giorgio si difende solo. No, però, certo. Cioè, secondo me è stata letta molto male perché... Però, ad esempio, se fosse, diciamo, secondo me se non fosse stato legato al mondo calcio, ma avessero detto, signori, mettiamo mano alle guglie del, non so, medievali che sono sopra l'Arco d'Augusto romano, magari ci sarebbe stata in città, forse un'altra, cioè... Un altro tipo di attenzione. Esatto, esatto. Sì. No, allora, certo. Manuele, so che poi dici qualcosa in più. Nel servizio è stato spiegato questa cosa che ha detto la Giorgia. No, vabbè, adesso il servizio mi è sembrato un po' un minestrone a 360 gradi di quello che è anche un pochino la situazione del calcio a livello proprio nazionale. Vai, prego, di pure la tua. Io ad esempio ti posso dire che se ci aspettiamo di tornare a fare il calcio degli anni 80, ok, poi ne prendiamo 7 al Bernabeu e smettiamo di giocare a pallone, perché quei personaggi là non ci sono più, quindi... Cioè, possiamo anche stare lì a rimirare la Madonna e dire Madonna vieni a darci il pallone, ma tanto non viene più, ma quello è un altro discorso ancora. Vai. Io, avete già detto voi, no, di quanto Giorgio sia, anch'io lo uso Giorgio senza tutte le volte dire Giorgio Grassi, presidente o cos'è, lo chiamo Giorgio così sappiamo sempre di chi parliamo. E anch'io ho pensato all'inizio che Giorgio abbia un pochino schiacciato troppo l'acceleratore, poi però mi sono fatto un'altra domanda, no? Cioè, io faccio il mio lavoro, ognuno di noi fa il nostro lavoro. Certo. Che lavoro fa Giorgio? Giorgio è un imprenditore della provincia di Rimini, quindi lui è iscritto alla Camera di Commercio di Rimini come Paolo Maggioli, cioè fa il mestiere di Paolo Maggioli, parlerà tante altre volte con Paolo Maggioli. Allora, se lui è arrivato a schiacciare l'acceleratore per mandare un determinato messaggio, forse gli va anche dato atto che riteneva semplicemente che fosse il momento di farlo. Certo. Poi lui avrà avuto i riscontri che voleva o non li avrà avuti, questo non lo sappiamo, bisognerebbe chiederglielo, certo. E non so neanche se pubblicamente ce lo potrebbe dire, però secondo me è stato un qualcosa di mirato, ma non estemporaneo, figlio probabilmente di un confronto che c'è, un confronto che è in atto, un confronto che non sta in questo momento portando quello che ci si aspettava. È chiaro che il simbolo del calcio, lo stadio, a Rimini non è mai stato visto con un certo favore, no? come dicevate giustamente voi, se lo facciamo per il Duomo, lo facciamo per il Ponte di Tiberio, secondo me corrono in tanti, però è anche vero che non è semplice mantenere la calma quando si parla di 70.000 euro, di cui il 65% tornano indietro, quindi si sta chiedendo all'imprenditoria rimanese totale qualcosa come 35, 25, 30, 35 mila euro al netto delle tasse che poi si pagheranno successivamente. I costi, cioè, parliamo di una spesa che altro che la porta montanara o il resto, è irrisoria per tutto l'insieme delle imprese riminesi. Dico anche... Però è l'insieme che si sta parlando, non è che tu dici a un'impresa te ne devi occupare tu. Cioè, 70 mila euro diviso tutte le imprese che sono iscritte a Confindustria, per dirne una, non credo neanche sia 100 euro per una. Sì, guarda, lascia stare i 100 euro per una, che è già tra albergatori, benissimo, compagnia. Però quando diciamo che lui ha sbagliato a usare certi toni, che lui ha sbagliato a porsi in un certo modo, proviamo anche a chiederci, lui è dei loro, lui non è dei nostri, cioè lui fa il lavoro di Maggioli, lui è dentro Confindustria, lui è là, quindi probabilmente ha schiacciato l'acceleratore perché in quel momento voleva arrivare in quel modo. Quindi, secondo te, diamogli atto. Cioè, a me sembra una cosa controproducente, a prescindere, nel senso, se io devo chiedere, tra virgolette, sensibilizzare, no, sensibilizzare dei miei colleghi a fare un atto, se gli dico che siete matti se non lo fate, magari non è proprio il modo giusto. Ma quando mai l'imprenditoria erminese ha dato qualcosa? Ah, mai. Cioè, quindi allora cosa te cambia? Dice, allora proviamo a un certo momento proviamo a mettere qualcuno con le spalle al muro. È venuto fuori che si mettono volentieri nella biblioteca, si mettono volentieri nell'aeroporto, nella vecchia gestione, perché mi risulta che nella nuova gestione non è che ne vadano tanti. Vedremo. Ma questo è un altro problema ancora, questo è un altro capitolo. Cioè, vanno in alcuni posti, lì non vanno. Perché non vanno? Non stiamo parlando, non è che... Perché non gli interessa niente dello stadio, del calcio e allora, di tutto quello che gli ruota attorno. Quindi, quindi con questa battutina dei prenditori, quello che abbiamo appena detto adesso, siamo arrivati a poterlo dire in televisione. Sì. Prima lo potevamo dire?
Vabbè, l'abbiamo sempre fino detto, prima dello sfogo di Giorgio. Beh, non eravamo mai arrivati diritti in questo modo qua. Oddio, lui ha aperto, lui ha rotto. Anche cioè, come termini, io sto parlando di terminologia. L'ha fatto tornare di attualità, quello sì, esatto, io l'art bonus so, iniziavo quasi a dimenticarlo. Sì, ma anche come terminologia, lui ha usato una terminologia talmente forte che noi gli andiamo in scia, possiamo dire delle cose forti, ma stiamo dicendo delle cose... Fondamentalmente, avessimo rotto noi l'argine, ci saremmo presi una bella responsabilità dicendo certe cose. Lui ha sparato grosso, noi gli possiamo andare in scia. Evidentemente, non preso, tanto vale dire le cose come stanno. No, Emanuele, noi tutto l'anno scorso, anche più ad avere Brassini qui, l'abbiamo detto queste cose in televisione, certo, usando la comunicazione giusta. Secondo però me è chiaro che noi possiamo... Già con altri presidenti mi sembra che la gente sia andata anche in piazza. No, per però... certo. Al di là che è tutto un altro discorso. No, vabbè, cioè noi, perché quella volta c'era un esatto, stiamo parlando comunque di un monumento, piazza o non piazza, di un'epoca, vabbè, però così, è un monumento storico. Le dichiarazioni ormai ci sono state. Abbiamo detto il parere, sono più o meno, la pensiamo tutte e tre alla stessa. La stessa maniera, certo, poi no, c'è stato anche il confronto da parte di Giorgia con la sua web TV, dove ha avuto chiarire alcuni toni utilizzati quel comunicato. Allora, dopo c'è stata anche, diciamo, una fusione con i basket per quanto riguarda gli abbonamenti. Allora, qui mi sono permesso di fare un servizio diviso parte A e parte B, dove c'è appunto l'elogio o comunque un attimo il pensiero per quanto riguarda questa possibile fusione, perché tantissimi tifosi ci hanno scritto poi fusione abbonamento, diciamo. No, ecco, una sinergia, collaborazione, sinergia. Una sinergia, mi è corretto, una sinergia, ecco, mi correggo subito, una sinergia. E poi c'è una cosa che io ho visto, magari come giornalista, che può piacere o non può piacere, per quanto riguarda la web TV. Prendetela come un servizio piccante, non lo so, però poi mi sono dimenticato prima, scusate, ma stasera sono prima talmente... il dolce, ci mandi, conta mai, poi sì, il siamo in un ristorante, prima dolce, poi arrivo anche da te, Renzo, però da te voglio arrivare sulla parte tecnica. Che poi ma mi dovrebbe entrare anche in questo punto, ecco, l'ho capito un po'. Adesso vi faccio parlare anche a voi, però andiamo a vedere l'ultimo servizio e poi ci concentriamo solo sulla parte tecnica, così sentiamo Pietro. Andiamo a vedere questo servizio offerto sempre da uno dei nostri sponsor. Cosa unisce la CD Capicchione alla CD Grassi? Semplicemente il basket al calcio. Ispirandosi al modello spagnolo proposto a Real Madrid e Barcellona, insieme i due presidenti dei clubs Rimini Basket e Rimini Football Club vogliono portare in alto i colori biancorossi. Dopo una sorta di fidelity card lanciata da Grassi con le società limitrofe calcistiche del territorio, è stata formulata la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento per il calcio e per il basket, usufruendo di uno sconto del 20%, oltre alla nascita del programma Premium Club, che rivolgendosi a tutte le aziende del tessuto economico del riminese garantirà visibilità e fidelizzazione grazie a un bacio di utenti in continua crescita. Se per questo progetto si fosse realizzato anni fa, probabilmente adesso il basket sarebbe in Serie A e il calcio in Serie B, dichiarò Capicchioni. Questa partnership è un ottimo inizio che dovrà portare alla nascita di una polisportiva per valorizzare al massimo lo sport riminese. L'unione, insomma, fa la forza. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Zampolini. Dobbiamo risvegliare il senso di appartenenza della città lavorando per il pubblico al fine di riempire sia il Flaminio sia il Romeo Neri. Mentre Grassi mette un piccolo mattone verso quell'unione e quella collaborazione che lui sta cercando per diverse vie della città romagnola, tanto da ispirarsi a un proverbio indiano: se vuoi andare veloce devi andare da solo, se vuoi andare lontano devi andare insieme. Tale proverbio non mi trova concorde, sicuramente non ci siamo, dopo aver appena trasmesso un servizio dedicato al proverbio dove in certe città chi fa da sé fa per tre, in questo momento tra modelli a cui ispirarsi all'opera in Serie B, Cittadelle e Provercelli, tra promesse di vittoria, addirittura di Serie A fra 10 anni, io credo che Buon Giorgio stia vestendo panni e aria di San Luigi Gonzaga, ma in sostanza si stia comportando da Lucifero. Vedendo le ultime stagioni nel basket, la realtà vista al Flaminio con quella appartenente a Rimini Calcio dopo le gestioni fallimentari di Amante De Messe, il tifoso appartenente ad entrambe le realtà è andato letteralmente in confusione. Intendiamoci, è lodevole, ottima l'iniziativa d'unione con i basket, ma tutto ciò ha recato anche alcune perplessità agli appassionati dello stesso sport, rei di essere stati partecipi in prima fila nel vedere svuotarsi il Flaminio e la squadra retrocedere addirittura in terza serie, quasi a dire che il calcio, vedendo che viaggia parallelamente al basket, non sarebbe la soluzione ideale. C'è confusione anche sulla nascita della Web TV e qui cambiamo argomento, cerchiamo di farlo con classe. Grassi parla di innovazione quando la Web TV è presente in Italia dal 2005, quando uno dei sistemi più importanti era quello americano di Mogulus, oggi divenuto Livestream. Non è piaciuto il nostro modo di vedere e gettare nella spazzatura il lavoro di chi gestisce una trasmissione sportiva dedicata ai biancorossi da 35, 15 e 6 anni, quando in Rimini la TV non sapeva neppure cosa fosse. Non è piaciuto neppure non accettare la polemica e la critica obiettiva da parte del patron biancorosso, a quale proprio in questi studi aveva
avevamo consigliato di crearsi un canale tematico con una linea editoriale unidirezionale. Non è piaciuto neppure il contatto diretto avvenuto alle spalle dei responsabili di produzione, chiamando persone partecipi al progetto Sportup, per poi gettarsi su altro personale appartenente ad altre testate locali. In questo modo, sia nell'uno che nell'altro caso, avrebbe creato e ha creato un vero e proprio conflitto di interessi che alimenta sole perplessità, dubbi sull'obiettività della società di minicalcio. Io non ci sto, lo dico pubblicamente attraverso questo servizio, quantomeno dato che il signor Grassi parla di educazione, rispetto, anima e di cuore verso la città e le persone, non si può certamente agire in questa maniera. Se poi l'obiettivo è quello di demolire chi ha portato in questi anni dentro le case dei riminesi le immagini della squadra della loro città, beh, allora proprio non ci siamo. Fare TV o web TV comporta una programmazione seria, non basta certamente l'ultimo modello di telecamera o una stanza allestita da studio televisivo, soprattutto sarebbe stata gradita una figura giornalistica con relativo riconoscimento, da scovare magari tra i tanti colleghi della Voce rimasti a casa senza lavoro. Ma qui non entriamo in polemica, perché purtroppo anche il mondo del giornalismo si è dovuto adattare alla crisi odierna. Oggigiorno basta avere in mano un microfono, una birra, una telecamera o un cellulare per sentirsi giornalisti. Ma per certi atteggiamenti è davvero dura trovare le parole giuste. Ritornando a parlare di calcio, proviamo a spiegare questo sgradito concetto di confusione attraverso una spiegazione fornita in un dopogara del lontano 1989 dal compianto professor Franco Scoglio, ovviamente con la satira che mi e ci contraddistingue. Queste prime quattro partite, lei deve stare zitto, non ci siamo, io non ho il potere di concentrarmi e pensare a lei lì, altrimenti dico parola ad minchiam, il problema è questo qui, non riesco assolutamente, va bene, perché io vi faccio fare il lavoro vostro, penso con estrema serietà, lei mi urla, si mette le cuffie, no? esatto, il problema, ascolto, ma insomma, il problema è così. C'è un po' di nervosismo. No, non c'è nervosismo, io ho bisogno di serenità per esprimere, altrimenti a caldo io non faccio niente. Vi faccio parlare più a voi sulla sinergia praticamente con i basket. Giorgia, trovi d'accordo questa iniziativa? Innanzitutto penso sia quello da parte della società un progetto più ampio rispetto a una collaborazione per degli abbonamenti. Da quello che ho capito si tenta, no, di mettere un po' in fila o comunque in sinergia di diverse realtà dello sport riminese, e questo secondo me va in una buona direzione, perché e comunque diciamo che forse uniti, no, si è un po' più forti, visto che comunque dall'esterno abbiamo capito che aiuti difficilmente arriveranno, e quindi è giusto che le associazioni riminesi pensino a un progetto che possa portarle a essere più forti con delle collaborazioni interne tra di loro. E i Krebs ovviamente sono la seconda realtà dello sport, mettendoci prima il baseball, che Serie A. So che lo segue, ok. E no, a parte gli scherzi, insomma, comunque basket, diciamo, come sport seguito da tanti riminesi, ed è bello, da riminese è bello. Poi vediamo in soldoni che cosa possa portare questa iniziativa, questa sinergia. E ho saputo che, insomma, a livello di abbonamenti, comunque anche chi ha l'abbonamento del Rimini l'aveva già sottoscritto, potrà avere degli sconti, insomma, quindi è un piccolo anno zero, mi pare di aver capito, quindi diamo fiducia e corda a questa nuova iniziativa che coinvolge anche altri, oltre ai Krebs. Emanuele, tu che sei appunto appassionato di basket, baseball, calcio, davvero? Dai, sì, io le seguo tutte e tre. Secondo me è una bella iniziativa questa va. È un'iniziativa che tenta un pochino di mescolare le carte, no? Cioè, ci sono dei mondi che sembravano un pochino separati. E il baseball, perché io lo tiro fuori? Perché il baseball invece è sempre stato trasversale. Sarà che si gioca più che altro in estate, quando gli altri due campionati sono fermi. Sì, è vero, e tu allo stadio del baseball trovi tifosi del calcio, tifosi del basket, tifosi della gente che segue la pallavolo, li trovi tutti. Però perché trovi è uno sport pochi, molto riminese. E purtroppo nei momenti normali, tra virgolette, della stagione, sì. Domani sera io mi aspetto 2.000-2.500 persone, ne approfitto per fare un appello. Bravo. Domani sera c'è il primo match ball per vincere lo scudetto. C'è Rimini San Marino di baseball alle 8:30, facciamo un cornino alla nazionale che ci ha deluso sabato, e molliamo la nazionale, andiamo a vedere il baseball. Sì, almeno noi riminesi. Mi trovi d'accordo. Bravo Manuele. È un consiglio che do a Giorgio, di cercare quanto prima una sinergia anche col baseball. Sì. Proprio perché il baseball fa campagna abbonamenti nel momento in cui le altre squadre smettono di giocare, cioè
potrebbe mantenere alto il livello della sinergia. Mi trovi d'accordo. Perché si muove nel momento in cui gli altri si fermano. Invece, parlando appunto di sinergia, le ultime sono state, ha portato avanti il lavoro Aldo Righini, anche con la Sanges, ho visto a livello calcistico, con la Promosport, quindi state continuando a lavorare con le società limitrofe. E stato, Nuova Fede. E con Nuova Fede, state portando avanti quel progetto importante che avevate annunciato lo scorso anno, no? Sì, sì, è nata questa cosa di affiliare, diciamo, più società che fanno parte, cioè, della provincia di Rimini soprattutto, in modo che ci possa essere un unico intento di riuscire a rafforzare i migliori ragazzi, cioè, di ogni settore giovanile che alla fine vengono a giocare nel Rimini invece che andare in società limitrofe. Perfetto, se non mi sgridate io manderei la partita e poi andiamo un attimo in pubblicità per rifiatare, così facciamo parlare anche Renzo e finalmente facciamo parlare anche Pietro La Giorgia ed Emanuele del calcio giocato. Allora, andiamo a vedere quello che è successo ieri allo stadio Romeo Neri tra Rimini e Firenze. Servizio. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Come 3 anni e mezzo fa, il Rimini non riesce tra le mura mica a sfattare i tabù Firenzuola. Allora gli emiliani si imposero per 3-1, questa volta strappano un pari meritato al fotofinish. Rimini e Firenzuola si dividono un tempo per parte con la squadra di Muccioli che accusa le stesse lacune viste una settimana prima in Coppa Italia con la San Maurese. Solite distrazioni ma letali, così Firenzuola è libero di portare meritatamente un punto a casa. La gara vede da subito gli ospiti tentare la sortita offensiva con Bigotto che stoppa il pallone, serve Bulai che di prima intenzione spara alto. Romagnoli timidamente avanti con questo colpo di testa di Cicarevic che non crea scompiglio, come la conclusione scordinata da fuori aria ad opera di Valeriani. Quando il Rimini inizia a prendere confidenza con l'avversario, crea grattacapi, ma Simoncelli viene pescato in questo caso in posizione di offside. Valeriani dalla distanza chiama così la deviazione in corner l'attento Vagge. La partita diviene a questo punto a senso unico, Simoncelli che è davvero indemoniato viene fermato così dagli avversari, ma per il direttore di gara si tratta di simulazione con conseguente ammonizione. Alla mezz'ora padroni di casa vicinissimi al gol, Simoncelli porta a spasso all'avversario, mette a centro questo tiro cross deviato col piede dall'estremo ospite permettendo a Pasquini di non agganciare il pallone. Azione corale del Rimini che parte da Valeriani, poi a Lotti e la spizzata di Bonaventura che mette al centro dell'area dove Simoncelli sfiora soltanto impennando la sfera che diventa preda del portiere Badge. Manovra offensiva biancorossa che continua con Bonaventura che conclude dal vertice a sinistra dell'area, Badge blocca senza problemi. Bulai sul fine di prima frazione di gioco salva sulla linea di porta il pallonetto fin troppo morbido di Simoncelli servito in verticale da Cicarevic strozzando in gola l'urlo di gioia dei tifosi biancorossi. Al 43esimo Bonaventura si veste da assist man e serve un'ottima palla sulla testa di Brighi che viene anticipato. È corner, ma attenzione, questo corner si risulterà letale. Infatti arriva il gol del Rimini dalla bandierina, palla a Pasquini che taglia un cross perfetto di sinistro per Brighi che questa volta non sbaglia. È suo il primo gol biancorosso in questo campionato targato 2017-2018 sotto la gestione Muccioli. Nella ripresa il Firenzuola cerca subito la via del gol con una conclusione da fuori area di Bramante senza fortuna. Ancora Bramante protagonista, conclusione a giro, deviati in corner dalla difesa locale. Allotti, intorno al 15esimo, crossa dalla destra per Bonaventura, colpo di testa con la sfera che termina lentamente a lato. Cross dalla destra di Marra, questa volta siamo sulla parte opposta per Bosio che di testa fa incrociare la palla sul palo. Bramante raccoglie ma spara incredibilmente alle stelle. Intorno alla mezz'ora Allotti con un cross teso dalla bandierina chiama alla parata Badge che sbanaccia così. Ancora una volta Allotti, sempre lui protagonista dalla stessa bandierina, chiama ancora una volta Badge a sbanacciare questo suo tentativo. Prima che Muccioli vada su tutte le furie capendo che la sua squadra non riesce a chiudere la partita. Quasi un presentimento del tecnico che si tramuta in realtà quando all'89esimo da una punizione con passaggio corto lato sinistro Bramante inventa il traversone che Benedetti getta in fondo al sacco.
1-1 tra lo stupore dei padroni di casa e la gioia del Fiorenzuola, che legittima così il pari dopo un secondo tempo davvero buono, dimostrando di essere formazione cinica. Due tiri in porta, un palo e un gol. Zero interventi di Scotti, ma questo dice poco. Il Rimini si affida alla scaramanzia. Dopo l'1-1 di tutto cuoio di 2 anni fa con salvezza finale in Lega Pro e l'1-1 dell'esordio dello scorso anno sul campo della Gentana con relativa vittoria del campionato d'eccellenza, non rimane che trovare un sorriso amaro che potrà magari essere di buon auspicio per il futuro. Vero Scotti? Poi ho visto, ora io guardo ogni tanto su Facebook che il Rimini ha vinto i campionati partendo dall'1-1, partendo dal pareggio, quindi diciamo che l'abbiamo fatta apposta, dai. Allora, bellissima l'intervista, ti faccio i complimenti, tra poco la potete Ciccio, vedere. No, siete stati bravissimi tutte e due. Io stasera con Pietro qui ospite, con tutte le novità che ci sono in questa stagione, mi sono dimenticato di salutare Irene. Irene la ritroviamo tra qualche settimana perché anche lei è coinvolta nel lavoro in aeroporto, quindi gli facciamo l'in bocca al lupo, poi nel mese di settembre, verso fine settembre, inizio ottobre, tornerà qui tra noi nel nostro studio per accompagnarci per tutti i lunedì di questa stagione. Poi la prossima puntata ritroveremo anche Cristiano Cerbala. Prima di andare in pubblicità, però permettetemi di farlo parlare perché poveretto è stato zitto fino adesso, Renzo. Allora, quest'anno so che sei venuto a vedere qualche partita di Coppa Italia. Ti è piaciuto ieri Rimini, solo come diceva Scotti scherzando, scaramanzia, disattenzione? Poi alla fine Scotti ieri non ha fatto una parata, se ci pensi bene, se hai visto le immagini. Ma io, prima di parlare di Rimini, ho seguito il discorso di Grassi. Di Grassi, così, e della trasmissione. Sì, prego, dimmi. E degli imprenditori. La cosa mi ha interessato molto. Vai. E voglio dire una cosa. Allora, quanto De Meis ha lasciato? Probabilmente il calcio a Rimini, con un certo questo personaggio, Giorgio Grassi, probabilmente il calcio a Rimini sarebbe sparito. Allora io dico una cosa, certa, gli imprenditori devono stare vicini a questo personaggio che, io ripeto, è Giorgio Grassi. Perché altrimenti, io so che a Rimini è anni che il calcio agli imprenditori non interessa. Però io non vorrei, perché probabilmente Grassi è un personaggio, mette la volontà, mette il cuore, ma la paura può darsi che lo perdiamo anche, se qualcuno non gli sta vicino. Mi auguro di no, però il futuro è lontano. Se prendiamo un imprenditore così, io non vorrei che a Rimini facessimo la fine dell'Ancona, che parte dalla terza categoria. Facciamo le corna, no, spero di no. No, no, ma io voglio entrare in questo discorso. È un discorso importante. Prego, Renzo, prego. È importante. Vai avanti, prego, prego. È importante, perché non vorrei, perché gli imprenditori non interessano il calcio a riminese. Però non vorrei che questo signore Giorgio Grassi ti lasciasse, perché veramente Rimini si trova in difficoltà, perché Rimini non c'è personaggi. Oggi buttarsi nel mondo del calcio in questo momento non è facile. A Giorgio Grassi bisogna ammirarlo, però ripeto, non bisogna lasciarlo solo, però altrimenti non vorremmo fare la fine della nostra squadra limitrofe. Vuol dire la Macerata è sparita, non fa più niente dalla C, l'Ancona parte dalla terza categoria, dalla prima categoria, e la stessa Civitanovese della prima cosa, e poi vediamo il manto, vediamo il conto. Ecco, voglio dire, io voglio entrare in questo discorso che gli imprenditori non interessa, però ripeto ancora, sia l'amministrazione comunale sia gli imprenditori, non lo lasciamolo solo a Giorgio Grassi, altrimenti ci lascia. Bello questo appello. Allora aspetta, adesso facciamo una cosa, Stefano, se sei d'accordo, fermo un attimo il programma per andare in pubblicità, così facciamo vedere anche i nostri spot e poi rientriamo, commento sulla partita, interviste e presentazione del prossimo avversario con una chicca da parte della nostra Giorgia Bertozzi. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57.
Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Atelier Interni SRL è centro arredamento di concezione moderna e di avanguardia, con team di professionisti che operano nel settore arredo, architettura e design da oltre 20 anni. Abbiamo ideato, progettato e allestito uffici, le abitazioni e le varie attività dei nostri clienti, con particolare attenzione alla bellezza, qualità del prodotto, alla funzionalità del progetto e dell'efficienza del servizio, per rendere il vostro vivere quotidiano più confortevole, sicuro e rispettoso dell'ambiente. Visitate il nostro sito internet o il nostro showroom da lunedì a sabato. Sarete accolti in un clima gradevole e familiare, ma allo stesso tempo tecnico ed elegante, ricco di momenti di design. In più, ci occupiamo anche della tua illuminazione, perché Atelier Interni SRL arreda e illumina la tua vita. Ci trovi a Serravalle di San Marino, in via Bustamonte 3. Info 0549 904602 o www.atelier-interni.com. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Pito, c'è rammarico per quel gol preso all'89esimo? Sì, a quel punto lì sì, c'è sempre rammarico quando si prende un gol che la partita sembra già, se diciamo, nelle mani e ti sfugge all'ultimo, c'è sempre rammarico. Quante però... volte l'hai rivisto quel gol? Ieri sera tante volte, l'ho rivisto tante volte. E fa parte, purtroppo si dice sempre, del gioco, perché se non chiudi le partite quando sono da chiudere, alla fine... In questo campionato qui, rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, si rischia sempre. Più si alza la situazione, più c'è il rischio, perché si trovano sempre, c'è dei giocatori più bravi.
Ebbene, allora andiamo a sentire anche l'amarezza di Muccioli a fine gara, andando a sentire le interviste relative ai due allenatori e poi ritorniamo sui nostri ospiti per commentare la partita. L'intervista. Cambio. Arriva. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Mister, inizia questo campionato con un pareggio, insomma, arrivato all'ultimo minuto, però diciamo, è così, è anche più gradito probabilmente. Sì, no, sicuramente credo che sia meritato. Credo che il primo tempo abbiano fatto qualcosa in più loro e se non sbaglio hanno segnato all'ultimo minuto. Il secondo tempo sicuramente abbiamo fatto qualcosa in più noi, infatti ricordo anche un palo. Credo che alla fine il risultato sia giusto. Possiamo far meglio, sono contento che nonostante il primo tempo non abbiamo fatto il massimo, siamo rientrati in campo cercando di fare le nostre cose, cioè giocare e creare giocando la palla, quindi sono contento. Ah, mister Muccioli, Rimini inizia con un 1-1, con un buon primo tempo, un secondo tempo forse dove ci si aspettava qualcosa di più o almeno di chiuderlo. Sì, diciamo che forse potevamo finire sicuramente il primo tempo con un doppio vantaggio. Abbiamo avuto diverse occasioni importanti e siamo riusciti a sbloccarla alla fine del primo tempo e nel secondo tempo, come contro la San Maurese, siamo rientrati in campo con un po' di timore. Poi dopo 10 minuti, perché i primi 10 minuti eravamo entrati in campo in una maniera adeguata, un po' di timore e loro hanno preso campo. Non abbiamo sofferto particolarmente, se non su questa palla sopra che ci ha messo in difficoltà sistematicamente. Facevano solo quella e noi andavamo sistematicamente in difficoltà. Dobbiamo lavorare, sappiamo che abbiamo tanto da lavorare, però secondo me abbiamo tanto di buono da cui ripartire oggi. Assolutamente. Mister, comunque diciamo, prima anche coi colleghi parlava di atteggiamento, comunque di personalità, forse in questo Rimini deve ancora crescere più che sul piano fisico probabilmente. Ma sì, penso insomma che comunque questo è un campionato dove tutte le squadre hanno 4-5 giocatori importanti, qualsiasi squadra. Noi siamo una buona squadra e abbiamo diversi elementi nuovi, stiamo crescendo e dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo capire che comunque l'atteggiamento e la personalità sono fondamentali. Eccolo qui, stavamo parlando che è arrivata una foto curiosa di qualche primavera fa d'opera di Pietro Tamai, ce la manda un signore appassionato di sport up. Vengo da te Renzo, se la riesci a inquadrare dimmi tu se va bene, se riuscite a vederlo da casa. Perfetto, eccolo qui Pietro inquadrato qui. Questo Pietro ti giuro che te la passo, un signore che ci segue sempre, che ringraziamo e ci fa piacere insomma che manda. Dov'è eri qui? Sembra la male del Bari lì, dov'è? No, è un torneo fra amici estivo quando finisce il calcio. So anche chi te l'ha mandata, infatti lo saluto. Saluto. Saluto Roberto perché tanto è stato lui. No, è la foto fra amici quando si smetteva, ci trovavamo, c'è Ettore Coppola, c'è Cristian Protti. I tornei estivi. Allora, dai tornei estivi passiamo a sentire l'ultima intervista realizzata da Giorgia, quella che vi dicevo prima, relativa anche a Francesco Scotti. Andiamocela a gustare e poi ritorniamo in studio. Siamo dalla fine, ahimè, un gol preso insomma, su calcio piazzato all'ultimo minuto, 2 punti che lasciati sul campo, il finale amaro oggi. Sì, il finale amaro, purtroppo se le partite non le chiudi prima succede anche in questo, no? Perché comunque sia, secondo me oggi Rimini ha disputato un grande primo tempo e forse potevamo essere più bravi e dovevamo essere più bravi a chiudere prima la partita. Quando tieni le partite sull'1-0, insomma sulla possibilità che ha l'avversario di poi raggiungere il pareggio, rischi che ti saltano i schemi, che palle buttate lì in mezzo sporche, rimpalli così, tu prendi gol, perdi le marcature. Succede questo, ma è il calcio. Però c'è anche tempo, via. Siamo alla prima, quindi insomma il campionato è lungo.
Sì, siamo alla prima. Poi ho visto, ora io guardo ogni tanto su Facebook che il Rimini ha vinto i campionati partendo dal pareggio, quindi diciamo che l'abbiamo fatta apposta, dai. Se saperlo prima. Sì, sì, dici tutto sto patimento, però sai, meglio non rischiare, perché comunque sia 1-1 all'ultimo, quindi senza il rischio di prendere il secondo. Loro non lo sapevano, lo sapevamo solo noi. Evidentemente, anche perché ci hanno anche provato a fare un altro tiro, sì, dopo sì, quello. Dopo gli abbiamo detto, guarda, noi per vincere i campionati ci serve l'1-1, quindi... Quindi per l'anno prossimo, per gli scommettitori, lo diciamo. Grazie. Alex Ambrosini, intanto il nostro bentornato ufficiale, e questo 1-1 che lascia un po' di amaro, soprattutto perché è arrivato su un calcio piastato all'ultimo minuto, insomma, cose che non vorresti mai vedere. Sì, sicuramente, perché l'avevamo portata in porto, quindi il dispiacere c'è. È vero che forse eravamo calati da un po' di minuti, quindi il gol avevamo già rischiato di prenderlo, però poi prendere gol su una palla inattiva, sinceramente... lascia un po' d'amaro in bocca, perché poi secondo me avremmo meritato alla lunga i punti, la partita, ci tenevamo a portare a casa i 3 punti qui davanti al nostro pubblico, però finché abbiamo avuto, diciamo, la lucidità, secondo me si è stati in partita, siamo stati ordinati, dopo sono venute un po' meno le energie, magari qualche giocatore non al 100%, e abbiamo un po' sofferto, una squadra giovane e pimpante, però come dicevo prima guardiamo avanti e cerchiamo, insomma, di rimboccarci le maniche e ripartiamo da queste 3 partite in una settimana che avremo già dalla prossima. Sei contenta del ritorno di Alex Ambrosini? Sì, sono contenta, insomma, per me è un tuffo nel passato, l'ho visto crescere in me, questo vuol dire che sono passati un sacco di anni, quindi dai, ha peregrinato un po'. Sono contenta che sia tornato, sì, assolutamente. Penso che per la categoria, per l'esperienza che ha, possa essere importante per questa squadra. Quest'anno ho notato che abbiamo 2 Alex, Alex and Alex davanti. E speriamo che porti bene. Allora, l'ultimo servizio della serata relativo al tutto cuoio, e poi lascio assolutamente la parola a voi, perché stasera siamo un po' lunghi, c'è qualche servizio in più, ma era d'obbligo dopo 3 mesi che non ci vedevamo e sentivamo. Andiamo a vedere l'avversario del Rimini, che sarà il tutto cuoio, non si sa ancora dove si giocherà, si era pensato a Ponsacco, però attendiamo l'ufficialità da parte della società. Servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Tutto cuoio come Lanciano, presidente del team Nero Verde, una donna, Paola Coia, che giunta dalla Calabria in fretta e furia, ha dovuto allestire una rosa che sembrava destinata a ripartire non dalla Serie D, ma bensì dalla terza categoria. C'era già qualcuno in un ambiente ostile che prevedeva addirittura la sparizione della società. Il presidente si è rimboccata le maniche, trovando nessuno alla porta ad attenderla, facendo salire dalla sua regione natia tanti ragazzi giovani per creare un settore giovanile rappresentato dalla sola Juniores. L'addio alla Lega Pro attraverso i play-out persi col Prato nella scorsa stagione hanno allontanato i pochi presenti alle partite interne. La prima squadra è affidata alla cura di Davide Mezzanotti, originario di San Sepolcro, ex difensore di Serie A del Brescia e del Vicenza, e con la miglior fase di carriera vissuta a livello personale con 2 titoli nel Torino, Mitropa Cup e cadetteria vinta, e Mantova, dove ottenne una seconda giovinezza con l'allora vittoria della C1 con conseguente passaggio in Serie B. Il presidente dichiara che proprio la squadra è stata costruita seguendo le sembianze del proprio tecnico. Sentiamola. Fuori è una rosa di ragazzi che hanno una grande anima, che poi rispecchia molto quello che è il mister, che è la scelta del mister, insomma, di Mezzanotti, un ex giocatore, un mister di categoria, e quindi è una rosa che rispecchia molto lui, un uomo, una rosa grintosa, una rosa che non mollerà facilmente. Coia sa che la rosa è stata costruita in tempi troppo rapidi, ha messo su una rosa dignitosa con valori importanti in un girone difficile, dove è prevista molta qualità rispetto a quello prettamente toscano. Quindi
territorio è molto ostile, ma non è ostile alla mia persona, al momento il territorio è ostile al tutto cuoio, per ragioni che insomma poi prescindono anche dal calcio, da interessi personali tra le parti, chi c'era, chi se n'è andato. E io quando sono arrivata qui c'era terra bruciata, ero sola. Dopo una settimana ho messo su, ho determinato l'individuazione del tecnico e poi da lì ho cominciato a costruire la rosa. Oggi la cosa più importante è dare credibilità. Sono riuscita, perché di questo ne sono convinta, sono riuscita a mettere su una squadra che è un gruppo, principalmente è un gruppo, perché io penso che non sia stato facile per nessuno dei giocatori darmi fiducia, credere nella mia persona, perché poi di fatto è così, ed entrare in un a sposare questo progetto, perché sono arrivati qui ragazzi che ero sola, ma uno può dirti ma qui dove si va a cadere. Tra i giocatori più importanti spicca il difensore Angelo Gregorio, classe 91, il centrocampista Gianmarco Chiella, proveniente da Pontedera, classe 94, il classe 92, centrocampista Cosimo Forgione, un passato per lui in Serie D tra le file della Regina. In arrivo una punta proveniente dal campionato di Serie C che debutterà, molto probabilmente, tra le mura amiche con i Rimini. Promesso, una domanda a ciascuna per il nostro Pietro, siamo in chiusura, iniziamo da Giorgia, Emanuele e Renzo. Giorgia. Allora, hai detto che sei soddisfatto fondamentalmente di questa rosa così. E, secondo te il giovane che ci farà, diciamo, spellare le mani, nel senso, cioè, se dovessi dirne uno, dici chi puoi dire? Mi auguro che i ragazzi, cioè un po' tutti, ci facciano spellare le mani, però ne abbiamo diversi. E secondo me cito i riminesi perché i ragazzi, cioè, che vengono da fuori sono ragazzi di altre società e ragazzi molto importanti, tra Variola, Viti, che viene dal Frosinone, non l'ultimo che è Davide Di Stefano, che mi ha preso dal Catania. Sono tutti bravissimi. A oggi, se devo fare un plauso, ce lo faccio a Scott Arlotti, perché è un ragazzo, come si suol dire oggi, c'è della cantera del Rimini, no? Visto che si dice che c'è questa frase spagnolizzata. E quindi sono, cioè, anche lui, Alberto Giua, o i ragazzi del posto. Fondamentalmente sono tutti giocatori validi, hanno tutti bisogno di crescere, hanno tutti bisogno di lavorare e ci auguriamo che i giovani ci facciano fare quel salto che alla fine noi ci aspettiamo, perché come ho sempre detto sono fondamentali. Renzo, la domanda da parte tua, Pietro. Ma io... Stasera abbiamo parlato di altre cose, io dovevo parlare molto, però Renzo, stasera erano tre mesi, prossima puntata ti dedico un'intera puntata, però stasera erano tre mesi. La mia domanda è semplice, io a Rimini l'ho visto due volte, non l'ho vista ieri perché ieri, come ho detto prima, ho visto Trieste e Napoli anche per darmi un giudizio su questo campo. Sintetico Renzo, arriva la domanda, per favore. La mia domanda è questa, io voglio fare una battuta, sì. La Scopa c'ha un manico, ma a Rimini non ce l'ha il manico. Pietro, cosa ti senti di rispondere? Manca qualcosa secondo Renzo, tu come la vedi? No, lui nel manico intende l'allenatore. No, perché... No. Manico di solito si dice così. No. Io ho detto la Scopa c'ha un manico. Un manico nel senso, vediamo anche queste due partite, nel senso con la Coppa Italia, con la Romagna Centro, un buon primo tempo e un calo fisico nella ripresa. Così ho visto con la San Maurese, un gran primo tempo e un piccolo calo fisico nella ripresa. Ieri, appunto, non l'ho visto, però tanto i giornali si è ripetuto. O intendo dire, il manico probabilmente è a centrocampo, manca quell'uomo che detta i tempi, che pia in mano la squadra, tutto qua. Forse a Rimini manca questo. E il mio punto è questo, onestamente tu hai 20-30 giocatori, tranne ce ne sono molti, però probabilmente io, i nomi non li faccio perché non è corretto, però onestamente, secondo il mio modesto parere, manca l'uomo che doveva sostituire i Ricchiuti. Ecco, allora avevo azzeccato Pietro quello che intendeva dire. Prego, manca un uomo, un trequartista, questo è il prossimo turno, nel frattempo, velocemente. Ma vabbè, chiaramente c'è la personalità che Adrian nello spogliatoio non è, c'è facilmente da sostituire, i campionati che ha fatto, il carisma che ha, però fondamentalmente cioè, dobbiamo anche lavorare su dei giovani. I ragazzi che possono sostituire Adrian a livello di ruolo, secondo me abbiamo Cicarevic che ha un talento che secondo me deve ancora crescere, deve sbocciare, fiorire e speriamo che sia ce l'hanno giusto.
chiaramente la personalità che aveva Adrian, come dice Bombaldi Serri, non è facilmente, cioè non si compra al supermercato, ecco. Adrian viene da campionati importanti, era l'idolo di questa città, però Adrian ha raggiunto le sue primavere, quindi non è che può uno stare in eterno, ecco. Un'altra mia domanda, sarebbe bello, ecco. Ultima mia domanda e poi ti lascio. Vedendo il modulo di Muccioli, adesso Ambrosini è infortunato, ma quando Ambrosini sarà in forma, probabilmente Bonaventura, secondo il mio modesto parere, avrà poco spazio. Condivide la mia opinione? Allora, prima di tutto non sono io l'allenatore, le scelte le fa l'allenatore, però secondo me sono due giocatori che alla fine, se l'allenatore lo terrà opportuno, cioè possono coesistere benissimo, perché Alessandro Alex Bonaventura è più una prima punta e Alex Ambrosini può fare anche la seconda punta o giocare dietro ad Alex Bonaventura. Però dopo siamo sbilanciati, come ho detto prima, non c'è l'uomo buono. Ma sbilanciati secondo me non è, cioè il calcio ormai è attaccare tutti e difendere tutti, cioè non è più un reparto singolo, una squadra si muove, il primo difensore di una squadra è un attaccante, se la squadra è ben messa in campo e coesa, quindi secondo me se c'è la voglia e l'umiltà c'è del gruppo, sono due giocatori che secondo me si possono far coesistere. Emanuele, una domanda a parte tua, Pietro? Sì, più che altro una curiosità. Ce l'avevamo visti quest'estate, ti eri rammaricato che ti era appena scappato Di Pardo, che era andato alla SPAL. Ho letto l'altro giorno che l'ha preso addirittura la Juve. C'è qualcun altro che ti è scappato quest'estate? No, beh, che puoi dire? Di Pardo è stata una richiesta mia in amicizia. Se non fosse stato riscattato dalla SPAL, se c'era l'opportunità come giovane di Rimini a farla rientrare. Chiaramente un ragazzo che ha questo mercato qui, fatica. Io gli voglio, sono molto contento, quindi vuol dire che un ragazzo di Rimini è arrivato per la Juventus, se ne ha fatto un quinquennale, quindi io gli faccio solo il mio in bocca al lupo, anzi me ne auguro che non sia l'unico, ecco. Speriamo. Giorgio, so che non sei l'allenatore, mi direi di no. Due cose veloci: 5 sostituzioni è da Matti o l'ho pensato Brava. Solo io ieri? E Guiebre in panchina è da Matti o l'ho pensato solo io ieri? Due belle domande. Allora, Abdul, non lo nego, è un ragazzo che a me piace, perché visto che l'abbiamo preso è un ragazzo come anche tutti gli altri su cui noi puntiamo molto, ecco. È un ragazzo che ha anche lui c'è dei margini di miglioramento. E, tornando alle 5 sostituzioni, allora, se sono equilibrate può essere a volte un vantaggio, perché 5 giocatori sono il 50% di una squadra. Il bello, che puoi avere più over in una rosa, perché con le 3 sostituzioni di solito dico, un allenatore ne dedica 2 sugli under e 1 sull'over, quindi ci sono dei musi lunghi se hai molti over. In questo senso qui, se si compatta la situazione e si equilibra bene i cambi, puoi avere anche dei vantaggi, ma puoi avere anche degli squilibri, perché se li sbagli la squadra è completamente un'altra cosa. Sì, arrivi al 90esimo, sei rivoluzionato. Sei completamente rivoluzionato, perché tu incominci magari con uno schema, con un modo di giocare, e levando una punta, mettendo un centrocampista come è successo ieri, magari ti si squilibra anche la squadra, ecco. Però sono situazioni soggettive che vanno prese. Ci vuole un po' di esperienza per tutti, forse, in questo sì, senso, secondo me ci vuole un po' di rodaggio, ecco. Sì, perché 5 sono belli da quel lato lì, però fondamentalmente possono diventare anche molto pericolosi. La puoi rinforzare e contemporaneamente la puoi anche indebolire. Certo, l'ha già detto. Certo. Se sbagli. Renzo diceva, scusa, prima parlava di trequartista, richiuti così. Io invece, se ieri dovessi dire che cosa è mancato, secondo me è più uno che ringhia in lì in mezzo, piuttosto che la fantasia, finché c'è stato Čikarević, poi insomma non c'è stato male. Secondo me ieri, lo diciamo prima anche di fuori, forse è mancato un pizzico sia di cattiveria, sia di malizia, e forse anche un pizzico di personalità. Che questa piazza lo esige, ecco. Siamo in chiusura, ragazzi, stasera davvero tantissimi servizi, ma vi prometto di farvi parlare la prossima volta. Renzo, non mi portare rancore, ti voglio bene. Saluto, grazie a Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti.
grazie ad Emanuele Pironi. Buonasera a tutti. Grazie a te Pietro come società, come uomo, e anche grazie all'ufficio stampa Sergio che mi ha permesso di averti. Grazie a voi. Grazie ancora a voi. E grazie alla mitica Giorgia Bertozzi. Grazie, io torno solo se mi fai leggere la classifica. La va bene, va bene. Noi ritorniamo, noi ritorniamo lunedì prossimo agli aneddoti. Ce l'ho un minuto. Alle 20:45. Qualcuno mi dice che c'è un minuto. Allora, quindi sì. Li leggo perché vai, Cristiano ci ha lavorato tantissimo. Bravo, 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 mi hai ricordato. No, si parlava di pareggi di 1-1, eccetera, eccetera, di Cabala. Allora, a parte l'anno scorso che ci ricordiamo tutti con l'Argentana, l'1-1, poi la vittoria del campionato. In Serie D, due pareggi per 2-2 negli ultimi campionati con Luco Canistro e Ascandicci. Due, insomma, è arrivata, sappiamo, la Serie C per tutti. E poi c'era la mitica era di Acori che per 6 anni consecutivi ha iniziato i campionati pareggiando, quindi tra 0-0 e 1-1, e tutti, insomma, dopo 7 anni sono arrivate le grandi promozioni, eccetera, eccetera, i risultati migliori. Quindi direi che per la Cabala Muccio riposta da sereno, però la squadra deve lavorare. Va bene, allora siamo addirittura d'arrivo, complimenti ancora, e ragazzi, ci siamo. E niente, noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 20:45, qui su Rete 8 VGA Trading. Grazie a Daniele Emanuele.